Avrei pagato per avere un video come questo quando sono partito. Devi sapere che all'inizio infatti ci ho messo 2 mesi completi a 0 euro ogni singolo giorno per fare una sola vendita poi da 29,99, mentre in questo video ti voglio mostrare una guida completa che ti permetterà di fare la tua prima vendita in dropshipping da oggi alle prossime 24 ore. Ciao, sono Samuele, sono il fondatore di dropshippingkids.com, dove aiuto le persone come te a partire da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Il video che ti ho preparato per oggi è qualcosa che è pieno zeppo di valore. Te lo dico perché ci sono tutti i punti necessari a portarti da zero: prodotto, creazione store, fornitore, strategia di lancio e anche mindset per riuscire a gestire la prima vendita e come farla in modo rapido e soprattutto lineare. Ti mostro tutto quanto dal mio computer in modo super pratico, ti faccio un sacco di esempi, veramente. Questo sarà un video top. Ti invito da subito a lasciarmi un bel mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e adesso partiamo con il video. Ok, si parte sempre chiaramente dal prodotto. Per questa strategia, per velocizzare i tuoi risultati nelle prime 24 ore, ti serve un prodotto che possa attirare l'attenzione, un prodotto che idealmente è già andato virale, quindi il mercato l'ha già preconvalidato come un prodotto interessante, e poi un prodotto facile da acquistare, sia a livello di cliente, quindi che costi relativamente poco, e sia a livello nostro per avere comunque dei costi bassi e dei margini interessanti. Facciamo questo da TikTok e ti voglio mostrare 2 metodi per trovare prodotti in modo super facile e immediato. E la prima piattaforma di cui ti voglio parlare oggi è AutoDS. Questa è una piattaforma che si occuperà di 2 cose all'interno di questo video, sia per la ricerca di prodotto e sia per trovare delle spedizioni rapide. Quello che ti voglio dire è che con AutoDS ci sto collaborando attivamente, infatti troverai qua sotto in descrizione un link per poter accedere e provarlo con 1 euro, quindi sicuramente una roba che insomma ti consiglio. Poi ti faccio vedere anche un modo totalmente gratis, non ti preoccupare, però ripeto, ti dà veramente tanti benefici, adesso te ne parlo. Quello che vedi appunto qui sotto, partiamo dal TikTok Spy, quindi loro hanno, oltre a una piattaforma di fornitura che è quella per cui nasce, una sezione di Spy di TikTok, e qui ci sono delle feature secondo me pazzesche. Quindi quello che possiamo fare è mettere i like, addirittura qui possiamo mettere più di 500.000 di like, che però secondo me sono un po' tantini, quindi mettiamo più di 20.000 like. Poi possiamo mettere la call to action, quindi mettiamo solo lo shop now per ora, quindi prodotti effettivamente venduti. E poi qui c'è una roba top, cioè possiamo definire la source, quindi organico o advertising. Questo è utile perché? Perché in advertising, quindi con le ads, ok, spendo tanto, bene o male i like mi arrivano. Invece se io filtro totalmente organico, riusciamo a vedere solo dei video che hanno fatto questi numeri, appunto, in organico. Qui addirittura potremmo mettere l'interaction rate, quindi più del 5%, vuol dire che maggiore è il tasso di interazione, maggiori sono appunto le interazioni che hanno fatto i clienti, quindi maggiore è questo numero e migliore probabilmente è il prodotto. E qui quindi ci troviamo un bel po' di contenuti da vedere, quindi vedi 40.000 like, 280.000, 135.000. Quello che possiamo fare è cliccare qua shop now e quindi ci fa vedere più dati specifici appunto di quel prodotto, ci porta al post originale, allo shop, e ci fa vedere anche le informazioni subito del prodotto in questione. Quindi qui come puoi vedere ho trovato questo prodotto che secondo me questa borsetta qui potrebbe essere interessante, ha fatto 4.5 milioni di visualizzazioni, 30.000 like con dei buoni numeri appunto generali di interazioni, e qui vediamo anche il post originale, che appunto è questa borsa che sembra standard, abbastanza semplice, ma ha tante feature e comunque un buon effetto visivo. Questo secondo me è un prodotto interessante. Ti faccio vedere che anche qui sono andato subito a cercare la nicchia su Google Trend, che dal 2004 ad oggi ha un'impennata pazzesca, quindi in questo momento io mi aspetto che questo sia un prodotto perfetto da andare a vendere. Quindi come hai visto, in 2 secondi abbiamo ottenuto un prodotto che già possiamo andare ad approfondire, quindi per questo esempio di oggi usiamo questo prodotto. Ora ti voglio far vedere comunque anche la strategia gratis, perché ok, questa costa 1 euro, hai un sacco di benefici, però ci sta che logicamente vuoi iniziare a muovere le mani senza spendere neanche un centesimo. TikTok Creative Center, qui puoi cercarlo direttamente, andiamo su Inspiration Top Ads Dashboard, ti consiglio di fare il login perché ti mostra molte più cose, e poi qua possiamo mettere il filtro del mercato che vogliamo vedere, Stati Uniti, l'obiettivo per esempio conversione, la data appunto mettiamo gli ultimi 7 giorni, e qui diciamo che abbiamo già dei contenuti, quindi arriviamo sempre un obiettivo simile, l'unica cosa abbiamo dei filtri un po' più diciamo deboli, passami il termine, e poi soprattutto insomma dobbiamo fare il lavoro molto più manualmente, sia di trovare quello che si tratta appunto del prodotto e fare appunto quella che è l'analisi. Però in questo caso hai comunque gli stessi identici dati che puoi andare ad ottenere, quindi hai sempre i contenuti che devi andare ad approfondire, guardare quello che è il prodotto e capire se può avere senso. Adesso che abbiamo un prodotto dobbiamo capire come importarlo sullo store e quindi da quale fornitore andare a trovarlo. Qui ti faccio vedere nuovamente
direttamente AutoDS, proprio come ti dicevo prima. All'interno AutoDS comprende anche un marketplace dove puoi andare a trovare già dei prodotti di base, soprattutto con una feature importante, quindi le spedizioni rapide. Quello che possiamo mettere è spedizione in Italia, e piccola parentesi, se stai partendo adesso, vuoi fare la prima vendita velocemente, ti consiglio di rimanere su un mercato europeo. Vendere comunque Italia, Germania, Francia, anche UK in realtà non è male, proprio per la strategia che ti spiego oggi è molto meglio rispetto ad andare sugli Stati Uniti e spendere tantissimo e avere competizione infinita. Quindi mettiamo spedizione in Italia, valuta appunto euro, e qui possiamo scegliere da dove far spedire la merce. Se vogliamo spedizioni rapide in Italia, ci sono anche prodotti presenti nel magazzino italiano proprio tramite AutoDS, oppure possiamo mettere anche Germania, Francia, UK, Spagna, quindi bene o male dei mercati vicini che ci permettono di far arrivare la merce più velocemente. Qui abbiamo poi un sacco di categorie tra cui scegliere, e poi possiamo mettere i filtri, tipo spedizione dalla più veloce alla più lenta. E qui, come vedi, ci troveremo dei prodotti che vengono presi sia da dei fornitori singoli e sia da eBay, facendo quindi questo lavoro di triangolazione con i loro prezzi e con delle spedizioni rapide. In caso contrario, invece, quello che puoi fare è importare manualmente il tuo prodotto da AliExpress, e il beneficio di AutoDS è che, mettendosi loro in mezzo al processo, velocizzano di molto le spedizioni proprio da AliExpress. Quindi abbiamo dei prezzi ottimi, perché AliExpress oggettivamente costa pochissimo, con il beneficio che AutoDS ci velocizza tantissimo il processo di spedizione. Quindi quello che fai è andare su Product, cercarti ovviamente il prodotto su AliExpress che io mi sono già trovato, che dovrebbe essere questo, copiare il link appunto di AliExpress e poi incollarlo, quindi aggiungere prodotti, prodotto singolo, e importarlo in questo modo direttamente su quello che è il tuo store. Quindi in questo modo quello che vai ad ottenere tu sarebbe una connessione diretta ad un qualunque fornitore con un beneficio per quanto riguarda la spedizione, oppure puoi fare il lavoro opposto, cerchi dei prodotti validi già presenti nel magazzino italiano, in magazzino europeo, e ottieni delle spedizioni super rapide fino a 3 giorni di consegna, come ti ho fatto vedere. L'altra soluzione che puoi utilizzare è quella di usare degli agenti. Ti faccio un piccolo schema, cioè l'agente come funziona: una persona fisica singola che si mette in mezzo tra te e un fornitore, quindi un produttore magari della merce. Questo è un agente che solitamente è sul campo di produzione, quindi un agente per esempio in Cina, e si occupa di interfacciarsi tra te, ripeto, e l'azienda, in modo da darti dei prezzi e delle spedizioni solitamente buone per il mercato dove vuoi vendere. Il modo super facile per trovare qui un agente è farlo per esempio su Facebook, cercando dropshipping agent, quindi agente di drop in inglese appunto, o supplier, puoi usare varie keyword. Troverai un sacco di gruppi dove all'interno ci sono tra l'altro un sacco di miei studenti e di persone insomma che fanno drop, dove puoi cercare prodotti, sia prodotti vincenti, in realtà ci sono alcuni spunti, ma soprattutto fare la richiesta di trovare degli agenti. Metti infatti la tua richiesta di un agente che ti serve, che spedisca velocemente sul mercato europeo, e verrai contattato da decine e decine di agenti, ognuno con i propri prezzi, con i propri prodotti e con le proprie tempistiche di spedizione. Per darti ulteriori info anche su questo tipo di lavoro, l'agente, essendo una persona singola e fisica, ti dovrai interfacciare con lui per capire bene come comportarti. Quindi lui si collegherà a quello che è il tuo store e andrà a controllare gli ordini in arrivo, prendendosi cura di tutto questo aspetto. Adesso che abbiamo il prodotto, abbiamo il fornitore, dobbiamo creare lo store. Adesso ti spiego tutti i punti i più importanti per la creazione dello store. Partiamo da Shopify. Shopify, ti lascio qua sotto un link. Quello che voglio farti sapere è che sono diventato dall'inizio 2024 commerce coach ufficiale per Shopify, l'unico ad oggi presente in Italia, quindi questa cosa mi permette anche di darti, e arriveranno presto, ulteriori benefici. Il primo di questi è il piano di Shopify da $1 al mese per 3 mesi. Te lo ripeto anche in questo video, te l'avevo già detto in precedenza, perché però ho avuto delle info che questa cosa sta per sparire. Quindi se stai vedendo questo video, prendi questo piano, prendi lo store in questo modo, perché molto presto non ci sarà più. Almeno per 3 mesi sei a posto e insomma puoi partire a lavorare sul tuo store. Una volta che hai creato lo store appunto di Shopify, ci sono 3 punti che devi rispettare. Il primo di questi è il discorso di branding, e per spiegartelo ci spostiamo nuovamente sul mio computer. Il branding è inteso quello che l'utente percepisce quando arriva sul tuo store. Non utilizzare degli store come questo, quindi store super passivi, pieni di colori diversi che non danno nessun tipo di comunicazione davvero brand. Dovresti creare invece uno store, non dico come questo, che è molto professionale, fatto super bene, anche se puoi arrivarci. Ma la cosa più importante per quando vuoi creare uno store di alta qualità sono i contenuti che scegli di utilizzare. Se infatti torniamo su questo prodotto, le foto migliori che posso utilizzare, che devo utilizzare per fare risultati, sono delle foto di qualità del mio prodotto. Usare una foto come questa, sì, ok, il cliente vede quello che è il contenuto, però cosa ottiene come info a livello emotivo da questa foto? Molto poco, ottiene delle info tecniche. Quello che ti consiglio di fare è quindi limitarti ad usare delle foto come queste, foto di altissima qualità del tuo prodotto, che puoi andare a prendere, portare sul tuo sito e rielaborarle
fare per ottenere quindi una forma di store come si deve. Qui infatti altri tool che puoi utilizzare sono cleanup.picture. Quando trovi un'imperfezione su una foto puoi cancellarla istantaneamente grazie a questo tool, e poi utilizza I Love Image con la sezione di ritaglio dell'immagine, perché la cosa importante è usare sullo store delle foto tutte della stessa dimensione, quindi cerca di farle tutte in formato quadrato e lo puoi fare appunto con questo tool. Se poi non trovi abbastanza contenuti in giro per AliExpress o da altri store competitor, ti faccio vedere Temu. Probabilmente lo conosci, non si può utilizzare per fare drop come fornitore, ma si può utilizzare per trovare delle foto. Su Temu infatti cerchi il prodotto tote bag e come vedi trovi tante inserzioni. La particolarità, ripeto, di Temu, da quello che sono andato a vedere, che sono andato a capire, è che veramente le foto che si trovano sono di ottima qualità rispetto ad AliExpress, anche ti direi per andare a fare appeal ad un mercato un po' più europeo, però benissimo, quindi possiamo trovare delle foto di maggior qualità. Se non ne trovi su tutti i siti insomma che stai testando, prova anche questa soluzione. Il secondo punto importante invece è quello della costruzione di una descrizione di prodotto di alta qualità. Ti creo qui di fianco uno schema di quello esattamente che devi usare, quindi la prima cosa nella descrizione deve essere un titolo o un motto per introdurre subito un gancio forte di quello che è il tuo prodotto. Subito sotto di questo metti una breve descrizione di 2-3 righe per introdurre il tuo prodotto, e poi andiamo a mettere almeno 2-3 sezioni create come titolo beneficio e descrizione beneficio. Se vendi questa borsetta, quello che puoi utilizzare per esempio è titolo beneficio 1 portatile leggera con la descrizione, e replicare 2 o 3 volte questa esatta cosa, in modo tale da avere poi da dare al tuo cliente tutti i benefici necessari. Poi vai a chiudere con le specifiche, quindi dare le informazioni della qualità, materiale, dimensioni, peso del tuo prodotto, e poi uno script di chiusura sulle informazioni di spedizione e le garanzie. Ti lascio anche qui un script che puoi copiare e incollare, fai uno script, vai appunto a rielaborartelo per utilizzarlo appunto sulla descrizione del tuo store. Quindi questo è quello che do a tutti i miei studenti e quello che utilizzo io stesso, prendilo e usalo appunto sul tuo sito. Detto ciò, la descrizione non è finita, perché in mezzo a quello che è titolo descrizione, quindi prima e dopo ogni titolo, quello che devi fare è andare ad inserire dei contenuti. La descrizione, farla tutta di testo ammassato, è qualcosa che il cliente non si leggerà mai e non ha un impatto reale. Quindi mi raccomando, cerca ulteriori immagini oppure GIF del tuo prodotto da prendere e mettere in mezzo appunto a questa sezione. Come terzo e ultimo punto per la creazione store invece sono le applicazioni. Anche qui non impazzire sulle applicazioni che ti serve installare, che devono essere 10-20 app, riempire il sito con 1 milione di cose. E capisco che ci sono tantissime app che ti sembrano interessanti, ma io te ne consiglio 5 di base che devi avere per forza, e sono tutte quelle necessarie a fare risultati. Quindi le applicazioni sono l'app dei discount, quindi un'app per offrire un acquisto multiplo e riconvertire il tuo cliente o convertirlo con un importo maggiore da subito. Poi abbiamo Trust Badge per infondere un po' più di sicurezza nell'acquisto dei tuoi clienti, Sticky Cart in modo tale che il tuo cliente quando scorre il sito continuerà a vedere una call to action, quindi un pulsante per acquistare. Poi andiamo ad impostare Judge Me, che è un'applicazione per il social proof, quindi per importare le recensioni, e infine mettiamoci Klaviyo. Klaviyo è un'applicazione che ti permette di automatizzare l'email marketing in modo tale che tutti i clienti che arrivano sul tuo store hanno modo di lasciarti una mail, ottenere un beneficio, quindi magari convertirli di più perché hanno uno sconto da subito, ma soprattutto tu riempirai questa lista mail da utilizzare poi per fare delle sequenze mirate nel lungo termine. Il prossimo step è quello di creare i social. Ora, per questa strategia utilizzeremo 2 versioni, quindi TikTok e Instagram. Ti faccio vedere entrambi su come devi andare a costruirli, poi è relativamente semplice, ma ti faccio un esempio. Su TikTok diciamo che lo stile è molto semplice, quindi ovviamente ti serve un logo che andrai a caricare insomma sul tuo profilo, poi ti servono 2 righe minimo, quindi la prima riga deve essere anche qui un motto, un'introduzione al tuo prodotto o il beneficio migliore che va a portare. Questo qui è per esempio un prodotto per la nicchia auto. La prima headline è Simple CarPlay Solution, quindi immediato, istantaneo, con la risposta e la soluzione. La seconda riga invece qui quello che fanno è mettere un beneficio, quindi 50% di sconto e free shipping. Questa è una cosa che io non metto, ma non sta male, quindi ti direi facoltativo. Terza riga, cosa più importante, la call to action, la chiamata all'azione. Quindi qualcosa del tipo l'offerta scade presto, oppure ancora meglio provalo ora, acquistalo ora, con un emoji che indica appunto il tasto sotto, che sarà il link diretto che porta appunto al tuo sito. Qui c'è infatti la seconda cosa, quindi per avere il link nella biografia di TikTok ti servono almeno 1000 follower. Mentre non hai ancora 1000 follower, ti consiglio di creare un profilo su Instagram e mettere praticamente il link su Instagram. In questo modo all'interno dei tuoi video, invece di mettere link in bio, puoi scrivere link in bio su Instagram, così i tuoi clienti arrivano sul tuo profilo, vedranno il collegamento magari diretto al profilo di Instagram sul quale
sociale. Puoi mettere anche da subito e con zero follower il link appunto nella biografia, così che lo rendi molto cliccabile. Ma ti dico un'altra cosa: anche se il tuo sito è abbastanza facile e vai virale, come ti spiego tra poco, le persone andranno comunque a cercarselo. Questo, per esempio, drivemate.us è molto facile, quindi non è un nome super elaborato, super complicato, per cui le persone, se vogliono veramente comprarlo, andranno su Google, lo cercano e arrivano sul tuo store. Su Instagram ti faccio vedere l'esempio con Jolie Skin Co, che è un sito che vende appunto questi filtri per la doccia, sito tra l'altro pazzesco. Quello che puoi fare è mettere appunto qui dentro il link che rimanda al sito, appunto al tuo store, alla pagina prodotto. Anche qui, sulla costruzione della descrizione della biografia, ti consiglio di fare una roba molto simile a quella di TikTok. Vero che puoi mettere anche molti più testi rispetto appunto a quella appunto di poco fa, ma non serve, quindi ti consiglio di metterla molto diretta. Piccola parentesi, ti faccio vedere Jolie Skin con una cosa extra di cui ti voglio parlare, che è Ecom Keys, che è il mio tool di ricerca prodotto. Te ne parlo come bonus all'interno, diciamo, di questo video, ma ti consiglio di approfondirlo se ti interessa. Ecom Keys è il mio tool dove, come vedi, qui dentro c'è anche un tracker che ci permette di tracciare gli store appunto di Shopify e sapere esattamente quanto vendono. Al momento sto tracciando Jolie Skin, che in questi ultimi 7 giorni ha fatto quasi 4.000 vendite, non euro, ma numero di prodotti venduti. E infatti, come puoi vedere, in 7 giorni è uno store che ha fatto $220.000 in vendite. Quindi questa è una delle feature di Ecom Keys più importanti, più interessanti, che ti permette veramente di sapere uno store quanto sta vendendo, più quelli che sono i prodotti attivi sullo store, con i filtri appunto dal prezzo più alto a quello più basso, e vediamo quella che è la valuta, le varianti, il prezzo. Quindi quando, insomma, trovi uno store, vuoi sapere esattamente quanto vende, su Ecom Keys lo puoi sapere. E tutto questo chiaramente oltre al beneficio principale, che è quello di metterti dei prodotti vincenti ogni singolo giorno. Se vedi qui, appunto, questa è la sezione prodotti winner, dove ogni giorno ti carichiamo un nuovo prodotto con tutte le informazioni necessarie a poterlo vendere. Infatti su Ecom Keys ottieni le foto, le descrizioni sia in italiano che in inglese, una sezione di tutti i competitor su TikTok, su Facebook e siti che lo stanno vendendo, video e copy gratis in italiano, in inglese, senza testo, copy in inglese e copy in italiano, video esclusivi fatti dal nostro editor, più la sezione advertising con i consigli su come venderlo, la sezione dei fornitori e poi i link diretti, più tutto lo specchietto di costi, margini, social, competizione, eccetera eccetera. Queste sono solo due delle sezioni diciamo più interessanti sicuramente di Ecom Keys. Se il tuo problema è non so trovare prodotti vincenti, ti lascio il link qua sotto, è ecomkeys.com, e questa, insomma, è un'ulteriore soluzione che ti vado ad offrire. Adesso c'è finalmente la fase di lancio, hai tutto pronto, e anche qui ci sono due opzioni per fare velocemente la prima vendita, che sono Instagram e TikTok. Per TikTok parliamo di organico. L'organico funziona così: tu trovi un prodotto come quello che abbiamo trovato all'inizio, il prodotto è valido per la piattaforma di TikTok, è un prodotto interessante, costa poco, quindi ricordati tutti i punti che abbiamo visto all'inizio, per cui quello che farai sarà comprare il prodotto, creare tu stesso dei contenuti utilizzando il prodotto stesso e cercare di andare virale. Ora, ovviamente è una cosa detta così in due o tre parole, c'è tanto che devi fare. Quello che però ti consiglio in modo lineare è una strategia del tipo: compri il prodotto che già hai convalidato per essere funzionante, una volta che lo ricevi vai su TikTok nuovamente e ti cerchi l'esatto prodotto che hai tra le mani e che vuoi vendere. Poi puoi andare a filtrare per quelli che sono i video più performanti, quindi andare a vedere quelli che hanno più visualizzazioni, più like, e replicarli, non dico in modo identico, ma prendendo lo stile di quel video e rifacendolo tu stesso con il tuo telefono in un background decente, abbastanza pulito, luminoso, per, ripeto, ricreare quello stile di video che già sono andati molto bene. Se quel video che hai preso è andato virale con milioni di view in un mercato diverso dal tuo, quindi negli Stati Uniti, il senso è che TikTok e l'algoritmo hanno premiato quello stile di video, quindi rifarlo in italiano con uno stile diverso di background, di illuminazione e proprio di stile di video che vai a costruire tu stesso, potrebbe replicare gli stessi contenuti. E questa è la versione, diciamo, migliore in assoluto, quindi prendere video che già funzionano e replicarli, oppure quello che puoi fare è addirittura rielaborarli tu stesso. Quello che dovresti fare in questo caso è cercare sempre i video, arrivare a trovare magari un profilo che effettivamente continua a mettere video su quel prodotto specifico. Quello che puoi fare poi è usare un'estensione di Chrome che ti permette di filtrare i video da quelli che hanno fatto più visualizzazioni a quelli che ne hanno fatto meno. Poi prendi gli esatti video che hanno fatto tante view e li vai a scaricare usando un'app tipo
tipo SnapTick oppure SSSTick. Quando li vai a scaricare li importi su InShot oppure CapCut e quello che puoi fare è andare a sistemarli un po', fare qualche ritaglio, cambiare la musica, mettere magari dei testi in italiano se c'erano dei testi in inglese, salvarli, quindi esportarli e ricaricarli su TikTok. Con la stessa strategia che abbiamo detto prima, ma prendendo semplicemente dei video già presenti su TikTok. Questa è una strategia che funziona un po' meno, ti dico la verità, perché logicamente quel video è già presente su TikTok. Però facendo questo esatto processo, qui vado nel lato tecnico, praticamente cosa succede? Che tu è come se crei un altro contenuto effettivo, perché se tu lo scaricassi e ricaricassi identico, TikTok riesce a percepire lato codice che si tratta dello stesso contenuto. Se invece fai questo lavoro, fai una micro modifica, un'esportazione con CapCut o InShot, TikTok non lo percepisce a livello di codice e quindi può essere che te lo va a spingere comunque in modo appunto massimo. La seconda invece versione è quella di utilizzare Instagram. Su Instagram puoi sia repostare gli stessi contenuti come Reels per cercare lo stesso tipo di viralità, oppure fare una ricerca e collaborare con pagine o influencer. Se è vero che vendiamo questa tote bag che abbiamo visto prima, la ricerca che puoi fare è trovare delle ragazze con varie keyword, vari hashtag su TikTok, arrivare sui loro profili, cercare un range iniziale tra i 10, 20, 30 mila follower, contattarle, chiederle una sponsorizzata e arrivare a una collaborazione. Quindi nel momento in cui confermi la promo con appunto questa pagina, quello che andrai a fare sarà pagarla, spedirle il prodotto se serve il prodotto e poi vedere in questa sponsorizzata quello che ti può andare a generare. Il penultimo punto che ti voglio parlare è quello invece di gestione, quindi parliamo del discorso di TikTok organico, che probabilmente è quello che ti attira un po' di più perché ha il costo minore in assoluto. Non devi pagare, non devi spendere soldi per vendere con TikTok organico, devi solamente postare più video e riuscire a farli andare virali. Comunque mettiamo caso che adesso hai postato per un po' e per un po' io ti consiglio di postare almeno 2 video al giorno per 7 giorni di tempo. Arrivi al 7° giorno, avrai postato tra i 10 e i 15 video idealmente e quindi possono essere successe alcune cose. Adesso ti spiego tutto. Quindi se hai fatto 0 visualizzazioni in totale, 0 assoluto, può essere che sei in shadow ban. Shadow ban è una limitazione di TikTok che ti permette di non fare visualizzazioni. Quindi quello che ti consiglio di fare in questo caso è aspettare 4-5 giorni senza mettere nessun video e poi partire a ripostare un solo video al giorno. Questo dovrebbe, diciamo, tranquillizzare un po' l'algoritmo, perché magari se hai tanti profili sul tuo account di TikTok, posti un sacco con tutti, ti potrebbe andare insomma a limitare. Quindi 0 view totali, possibile shadow ban, questa è la soluzione. Se invece i tuoi video non riescono a partire, quindi fai 100, 200 view, 1000 view per un video, ma qualcosa che effettivamente ti porta pochissime interazioni, nessuna vendita, nessuna visualizzazione sul sito, ti consiglio o di cambiare format per almeno 2-3 giorni, quindi magari stai sempre postando lo stesso stile di contenuto, cerca di cambiare, cerca di utilizzare qualcosa di diverso, torna nel punto precedente, cerca altri video e cerca di cambiare un po', ripeto, lo stile di quello che stai postando, perché probabilmente non va bene. Oppure l'ultima cosa dopo questi ulteriori 3 giorni è cambiare prodotto. Non è detto che tutti i prodotti, anche che li hai trovati già virali su TikTok, possano funzionare, perché chiaramente sarebbe troppo facile. In quel caso quindi è il momento, secondo me, di andare su un prodotto diverso. Se invece uno o più contenuti hanno fatto tra le 10 e le 100.000 visualizzazioni, qui già possiamo andare a lavorare su qualcosa di interessante. Quindi ti consiglio di continuare a postare, ma questa volta il 50% dei video che vai a postare devono essere fatti col format di video che ti è andato virale. Quindi se un video ti ha fatto 100.000 view, ogni giorno posti 2 video, uno di questi deve essere fatto sullo stile di quell'esatto format. Invece se sei andato proprio totalmente virale, qui parliamo probabilmente dal 500.000, 1 milione di visualizzazioni in su, ti consiglio di replicare quel format finché funziona. Quindi se in una settimana vai a postare 15 contenuti, senza esagerare, io 10-12 li posterei di quello stile, più comunque mi tengo qualche bonus per provare a fare dei risultati diversi. In conclusione, l'ultimo punto di cui ti voglio parlare è il punto relativo al mindset. Ci sono 3 consigli che ti voglio dare quando vuoi fare dropshipping e vuoi fare risultati. Il primo punto è che se non ti arrendi, un winner lo trovi per forza. Sembra una cosa banale, ma pensaci, se tu testi con questa esatta strategia costantemente, ti richiede magari 15 o anche 30 giorni per testare un prodotto. Quello che però puoi fare è continuare a fare questo processo e nel momento in cui continui a fare questo processo, acquisisci sempre più informazioni. Voglio dire, il 10° video che andrai a postare probabilmente sarà fatto ancora male. Il 100° video sarà fatto molto bene e saprai esattamente come farlo funzionare. Se poi ogni prodotto che testi ti fa fare più visualizzazioni, arriverai inevitabilmente a trovare un prodotto che ti permette di fare i risultati e di ripagarti poi tutto il tempo che hai investito per provare a fare i risultati prima. Un altro consiglio invece qui a livello mentale è che stai tranquillo se il primo prodotto non funziona. Nella maggior parte dei casi questo è quello che succede, voglio dire, come ti dicevo
dicevo all'inizio, io ho dovuto testare per 2 mesi completi senza fare neanche una vendita, eppure oggi faccio questo 24/7. Quindi il concetto è: cerca di lavorare con questa cosa in mente, non con la pretesa di farcela da subito, perché, ripeto, è una percentuale estremamente ridotta e magari fa più male che altro, perché se tu il primo prodotto che testi vai e lo fai funzionare, poi dopo pensi che non puoi fallire, il che è molto molto rischioso. E il terzo consiglio lato mindset è quello di non metterti dei paletti o degli obiettivi giganti e non paragonarti a quei grandi risultati che vedi oggi. Ogni tanto mi capita che qualche ragazzo testa il primo giorno, fa 500 euro. È raro, ma può capitare. Se io lo metto nelle storie e ti dico che è così per tutti, cosa che comunque non faccio, è rischioso, perché tu ti paragoni a questo risultato e quando testi e fai 0 vendite, lasci stare tutto e molli subito il drop. Però di nuovo, quello che voglio farti capire è che il drop è un business concreto, devi lavorarci tanto, ma funziona. Se lo fai con i punti che ti ho mostrato nel video di oggi, riuscirai velocemente a fare la prima vendita, ma soprattutto potresti nel lungo termine anche vivere totalmente di questo. Quindi questo era quanto. Questo è un corso totale e completo su come fare le prime vendite, la prima vendita velocemente con il tuo store dropshipping. Sono contentissimo di aver fatto questo video, perché veramente ho cercato di dirti tutto. Hai un modo pratico per partire da zero e fare i tuoi primi risultati. Io mi auguro solo che ti metterai a fare azione da subito, perché questo era il massimo che potevo fare. Non posso mettermi a testare al posto tuo, quindi ora tocca a te. Io ti ringrazio della visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima.